Gli angeli custodi. È un gesto che la nostra scuola ha scelto di proporre da diversi anni ai bambini di quinta e prima. Ad ogni quintino è affidato un primino. Questa esperienza di vicinanza sostiene il desiderio di relazione privilegiata ancora insito nei primini e fa emergere la libera responsabilità dei bambini più grandi. Stamattina abbiamo incontrato i bambini delle prime per conoscere il bambino che mi è stato affidato quest'anno. Essere l'angelo custode è un compito importante, vuol dire prendersi cura, proteggere, consigliare e scegliere sempre io per il bene. Essere gli angeli custodi dei primini per noi sarà un lavoro. Vogliamo sostituire con la nostra presenza l'essenza di Gesù, non visibile. Lettera ai nostri primini. Le mie aspettative. Caro Alberto, sono molto felice di averti conosciuto. Questa è stata un'esperienza che mi ha fatto battere il cuore a mille. Spero che anche per te sia stata così. Caro Edoardo, sono contento di averti conosciuto perché aspettavo questo momento fin da quando io stesso ho conosciuto il mio angelo custode. Volevo anche io un bambino di cui prendermi cura. Caro Filippo, sono stato molto contento di incontrarti. Ero curiosissimo di vederti per la prima volta. Ora posso salutarti tutte le volte che ci vediamo perché ci conosciamo. La nostra scuola è speciale perché? La nostra scuola è speciale perché è accogliente, perché quando arrivi le maestre ti salutano, è cattolica, cioè crediamo in Gesù, e le maestre ti incoraggiano se sei giù. Ci sono gli amici che ti danno una mano se sei indietro. La nostra scuola è speciale perché quando ci sono le feste di San Girolamo e Santa Gianna, Beretta Molla, i nostri protettori, festeggiamo in modo importante. La nostra scuola è speciale perché ci possiamo venire tutti, anche se veniamo da posti molto lontani, e per questo la nostra scuola è molto accogliente. In questi anni ho imparato che... In questi anni ho imparato che si deve studiare bene e non di fretta. In questi anni ho imparato che non bisogna mai scoraggiarsi quando prendi brutti voti, perché sbagliando si impara. In questi anni ho imparato che devi essere gentile con gli altri, così loro saranno gentili con te. Le esperienze più belle che ricordo sono... Le esperienze più belle sono state incontrare le maestre per la prima volta, perché ero emozionata e volevo conoscere la mia nuova maestra. Le altre esperienze belle sono state la gita in Valcamonica dai Camuni e la vacanzina, in cui ho imparato che possiamo stare anche senza la mamma e il papà. Le esperienze più belle sono state il presepe vivente, perché ti aiutano a capire meglio la nascita di Gesù. Le cose difficili in questi anni sono state... La cosa più difficile è stata quella di imparare a stare in classe, perché devi imparare nuove cose, nuove regole. Le cose più difficili sono imparare un nuovo argomento da zero, perché è una cosa totalmente diversa e devi essere consapevole che ti devi impegnare al massimo. Per arrivare felice in quinta, ti consiglio... Per arrivare felice in quinta, ti consiglio di avere fiducia nelle altre persone, così supererai ogni paura. Per arrivare in quinta, ti consiglio di essere brava in classe, di ascoltare bene, essere gentile con gli amici.